nuovo video. Allora, prima di tutto ho cambiato il mio tripod, ci siamo capiti, ed è un po' troppo alto per la mia solida altezza e spero che questo video non venga un po' strano. Vabbè, oggi siamo qua per fare un altro video riguardo il zero waste, giustamente, e oggi in particolare parleremo della moda sostenibile e se è possibile essere zero waste anche comprando fast fashion. Questo video perché io da quando sono diventata zero waste, giustamente, ho detto no alle catene fast fashion. Ho fatto un video sulle catene fast fashion se volete andare a vederlo e se non l'avete ancora visto. Ho fatto anche dei video sui thrift shop qua in Canada e ho anche fatto un video dove parlo come fare shopping etico senza appunto comprare il fast fashion. Oggi faremo invece un video un po' diverso, ovvero parleremo del perché la moda sostenibile costa tanto e se effettivamente è vero che costa tanto o meno e se è possibile effettivamente essere zero waste comprando fast fashion. Prima di tutto parliamo della moda sostenibile. Bisogna capire un attimo che sì, è vero, la moda sostenibile costa un pochino di più rispetto ai prezzi standard a cui siamo abituati. Per esempio, ovviamente una maglietta di cotone, una maglietta comunque fatta di materiali sostenibili costerà un po' di più rispetto a una maglietta di H&M. Dovete capire anche che quella collezione spacciata per ecosostenibile di H&M è puro greenwashing e spero che questo l'abbiano capito tutti, perché ogni tanto quando parlavo di fast fashion la gente mi dice sì, ma H&M ha fatto questa cosa. Allora, sì, per carità, possiamo dire che stanno facendo qualcosa di buono, ma io non ne sono sicura. Per me è semplicemente greenwashing perché vi dico, io ho comprato una camicia di quella collezione ancora tipo 3 anni fa, e quella camicia è fatta di polistirene. Il polistirene praticamente è il materiale che H&M usa per tutte le sue cose, quindi non è né un materiale sostenibile, è microplastiche, quindi praticamente quando tu lavi i capi in lavatrice ci saranno delle microplastiche rilasciate nell'acqua e quindi finiranno nell'oceano. Per questo che bisogna evitare le fast fashion, oltre per il fatto che appunto sfruttano le persone, sfruttano i paesi del terzo mondo per le loro fabbriche, non pagano i lavoratori lavorano in condizioni pietose, e principalmente sono sfruttati bambini e donne. Se non avete visto il documentario The True Cost, lo trovate su Netflix e ve lo straconsiglio. Lo dico sempre perché se io ho, è grazie a quel documentario che mi sono, diciamo, convinta a eliminare definitivamente la fast fashion, perché secondo me quando si vuole fare un passo enorme come questo del tipo non vado più nei negozi che praticamente si trovano ovunque, bisogna vedere anche le cose che proprio occhi, altrimenti non ci convinceremo mai. Un po' come i documentari sulla caccia, i documentari sulla carne, i documentari su le industrie della carne e dei latticini, insomma, se non siamo convinti di ciò che vogliamo fare, bisogna guardare quelle cose, secondo me ci autoconvinceremo. Se poi anche guardando i documentari restiamo insensibili, un po' passivi alla cosa, allora lì dipende un po' da persona a persona. Però a me il documentario The True Cost ha aiutato tantissimo, quindi giustamente dovete capire che la moda sostenibile costa perché? Perché? Perché prima di tutto utilizzano dei materiali buoni, quindi se voi comprate un capo, quel capo durerà molto. I brand non fanno collezioni come H&M. Io prendo sempre H&M come esempio perché è l'esempio più lampante, però i negozi fast fashion sono tutti quei negozi che tirano fuori collezioni ogni 5 minuti, tutti quei negozi che si trovano un po' ovunque, quindi H&M, Zara, Bershka, Pull&Bear, insomma quasi tutte le catene più famose sono fast fashion, ma pure le catene che sono costose, non è detto che se un capo è costoso significa che sia un buon brand, che sia un brand etico, non significa niente, il prezzo non vuol dire niente perché se ci pensate pure Zara ha aumentato i suoi prezzi, adesso praticamente ci sono delle cose che costano tipo anche 80 euro, onestamente con 80 euro vi comprate delle cose da brand etici, ok? Quindi spesso c'è un po' questa concezione che io non voglio pagare un brand etico perché costa tanto, ma poi alla fine finite per pagare la stessa cifra in un negozio fast fashion. Non so se mi spiego. Per esempio, l'altro giorno sono entrata da Zara proprio per pura curiosità, non ho comprato niente, ma era per mia pura curiosità e perché c'erano i saldi, bla bla bla. Anche con i saldi c'erano delle cose che costavano comunque una quarantina di euro. 40 euro per una maglietta, 40 euro per un vestito, non sono tanti. Però
Però quel prezzo lo potete benissimo pagare anche su un brand etico. Magari non pagherete 40 euro un vestito, ma lo pagherete 50 o 60. Però sarà comunque di un materiale migliore, quando farete la lavatrice non ci sarà il rilascio delle microplastiche e quel vestito effettivamente durerà tantissimo. Per esempio in estate fa molto caldo, quindi mettersi dei vestiti che sono fatti di polistirene vi farà sudare come dei maialini, quindi non ha molto senso comprare delle cose per dire c'ho caldo ma quindi mi compro la cosa in polistirene, piuttosto puntate su una cosa fatta in lino, perché il lino è perfetto per l'estate e non è una cosa che costa esageratamente. Poi, diciamo che lo scopo anche dei brand etici non è di far concorrenza alle brand fast fashion, perché loro non tirano fuori collezioni su collezioni e non tirano fuori trend. Quindi, per esempio, se adesso va di moda, che ne so, il ritorno agli anni 90, mettiamola così, perché adesso ultimamente va tantissimo sta cosa, e fanno, che ne so, le gonnelline, come si chiamano le gonnelline, quelle tipo stile studentesche, tipo Applaid, vabbè, insomma, avete capito. Un brand etico se ne frega dei trend e creerà dei capi che si possono indossare, che sono più versatili anche. Mentre i catene fast fashion tireranno fuori solo trend su trend, quindi non appena quel trend smetterà di esistere, loro tireranno fuori un altro trend, quindi giustamente la gente che è un po' anche shopaholic, che guarda molto i trend, si farà molto influenzare da questa cosa, quindi dirà sì, vabbè, ma io voglio la maglietta col cactus e la maglietta col cactus non ce l'ha un brand etico, quindi preferisco prenderla H&M. Allora, prima di tutto, come ho già detto, lo scopo dei brand etici è di non far concorrenza, quindi è di non creare lo stesso consumismo che le catene fast fashion creano, perché effettivamente le catene fast fashion ti dicono solo hai bisogno di questa cosa, assolutamente hai bisogno di questa cosa, devi prendere questa cosa, guarda i trend dell'estate, un po' come i costumi da bagno. Io ho già fatto un video sulle cose inutili che la gente compra in estate, tra cui parlavo appunto dei costumi da bagno, vi lascerò il video qua se volete andare a vederlo, se non l'avete visto. È la stessa cosa con i costumi da bagno, i brand etici non ti tireranno mai fuori costumi da bagno con cose che vanno di moda quest'estate, ti tireranno fuori delle cose classiche, tipo un costume nero, un costume bianco, un costume magari con un fiorellino, ma non vi tireranno mai fuori tipo i trend, un po' come fa H&M, perché ogni estate la gente si trova a comprare costumi su costumi, anche se ne avrà tipo 5-6 ancora, comprano di nuovo perché il trend è quello, quindi molta gente si fa influenzare da questo. Un'altra cosa è che appunto i brand etici pagano effettivamente i loro lavoratori e non sfruttano né donne né bambini, non c'è sfruttamento dietro, come invece succede per le catene fast fashion. Perché dovete anche capire che quando comprate un capo, una maglietta che vi costa 10 euro, sì, è bello perché giustamente non tutti si possono permettere di comprarsi una maglietta da 40 euro. Ok, ci sto, capisco il ragionamento, però se pensate che quella maglietta costa 10 euro, immaginatevi quanto poco siano stati pagati i lavoratori. Quindi dovete anche capire che i lavoratori non è che siano pagati in granché, non hanno un salario, e la gente che dice io sostengo le catene fast fashion perché altrimenti senza le catene fast fashion le persone in quei paesi non avrebbero un lavoro. What? In che senso? Questo ragionamento non ha senso perché sono sicura che una persona, anche se vive in un paese che non è ricco, troverebbe magari un lavoro dove non è sfruttato, magari non sarà pagato tantissimo, ma non sarà sfruttato nemmeno come il sweatshop, perché le condizioni sono veramente pessime ed è per questo che io consiglio a tutti di vedere il documentario, perché vi fanno veramente vedere, vi fa vedere come i genitori devono abbandonare i figli perché devono passare tipo giorni e giorni a lavorare, alle volte lavorano pure 20 ore al giorno. Questo non è normale, perché come noi non vogliamo farci sfruttare al lavoro e diciamo sì, vabbè, io non accetto un lavoro che mi paghi 500 euro al mese e lavoro 10 ore al giorno, così non possiamo pensare che una persona che lavora per un brand fast fashion sia corretto nei suoi confronti solo perché bisogna creare una maglietta per noi. Questo è veramente sbagliatissimo. Quindi io adesso non sto facendo questo discorso per dire viva i brand etici, perché io per prima ho comprato pochissime cose dai brand etici. E perché? Allora, io non sono contro i brand etici, assolutamente. I brand etici trovo che i loro prezzi non sono male. Ci sono brand che costano di più, però dopo aver fatto varie ricerche ci sono anche dei brand che ho trovato che hanno dei prezzi abbastanza decenti, onestamente. Perché dovete capire che loro non vogliono che voi spendiate centinaia di euro ogni mese, come invece le catene fast fashion vogliono. Loro vogliono che voi prendiate le cose veramente di cui avete bisogno
bisogno e basta. Cosa che invece con le catene fast fashion non vogliono, perché loro tireranno sempre fuori collezioni su collezioni e vi diranno che voi avete bisogno di questa cosa. E questa cosa è sbagliata, porta al consumismo e oltretutto quei vestiti non sono neanche di così tanta buona qualità, quindi magari dopo un mese o due vi stuferete perché è stato un trend, oppure vi stuferete perché quella maglietta non ha più bell'aspetto di quando l'avete comprata. Io vi dico, il mio guardaroba è pieno di cose di H&M, di Zara e di cose simili. Il punto è che io quando compravo le cose da queste catene compravo cose classiche, ed è qua che voglio arrivare. È possibile essere zero waste sostenendo le catene fast fashion? Diciamo che se tu continui a comprare la catena fast fashion, non è che non fa bene al tuo percorso zero waste, perché comunque le catene fast fashion inquinano tantissimo il pianeta. Praticamente le catene fast fashion sono sul secondo posto per quanto riguarda l'inquinamento, perché sul primo c'è il petrolio, quindi capite che c'è qualcosa che non va. Addirittura le industrie della carne sono dopo la fast fashion. Questo per farvi capire quanto assurda è la cosa. Quindi io quello che io tendo a consigliare alla gente di comprare sempre usato. Tanta gente mi dice, ma io non c'ho i negozi dell'usato, oppure a me non piacciono i negozi dell'usato, mi schifano, bla 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 bla. Allora, prima di tutto dovete capire che i negozi dell'usato sono pure più puliti delle catene fast fashion, perché quando una persona dona i suoi vestiti vengono lavati dalla persona che li dona, ma vengono rilavati dal negozio stesso. Per dirvi, io vado qua a Montreal, vado in due negozietti che adoro e trovo sempre cose stupende. Per dirvi, questo è un vestitino che io ho trovato in quel negozietto, cioè non direte mai che è un vestito che ho trovato nel negozietto dell'usato, perché è un vestitino veramente bello. Io vado in questi negozietti perché sono più piccoli, hanno meno scelta, però hanno cose molto molto belline. Quindi io, da quando ho smesso con le catene fast fashion, ho comprato forse due volte da un brand etico, che è un brand che esiste qua in Quebec, proprio un brand del Quebec, che ha comunque dei prezzi abbastanza normali, magari sono un po' più elevati rispetto a ciò che vorrei spendere per i vestiti, però comunque sono una qualità molto molto buona. E poi è un prodotto del Quebec, quindi è anche un prodotto locale. Però io principalmente punto sull'usato, e questa cosa mi piace tanto, uno perché vado nei negozietti ogni tanto così per vedere se trovo qualcosa, perché non è detto che io trovi sempre qualcosa, perché giustamente il negozio dell'usato non c'hai la taglia, non c'hai il modello, quindi vai là e vai un po', diciamo, a culo. Quindi io ho trovato tantissime cose nei negozietti dell'usato che sono meravigliose, oppure sono andata anche nei negozietti vintage. Il vintage costa un pochino di più, quindi dipende un po' quello che avete voglia di comprare. Però ci sono anche, se dite, ok, io vivo in un paesino perduto, non c'ho niente, veramente niente di niente, l'unica cosa è comprare da H&M, quello che mi sento di consigliare è cercate di non comprare tanto, cercate di non cambiare i vestiti ogni stagione, cercate di comprare le cose classiche. Per dirvi, i miei pantaloni preferiti sono di H&M, sono dei skinny jeans neri, che ce li ho tipo una cosa come 5 anni, sono meravigliosi, li adoro. Se dovessi cambiarli sarei in crisi, perché questi pantaloni mi piacciono davvero un sacco. Quindi bisogna, diciamo, puntare su consumare meno. Quindi, ok, non avete i negozi dell'usato, non volete spendere soldi per i brand sostenibili, puntate allora sul non comprare direttamente, cercate di comprare meno, o se comprate qualcosa, di comprare qualcosa che non vi annoierà, quindi di comprare cose classiche tipo camicette bianche, pantaloni neri, giacchette, blazer, queste cose che sono classiche, che vanno sempre, non il vestitino con il girasole che magari una settimana dopo c'è il vestitino col tulipano. Cioè, un esempio stupido. Quindi dovete anche capire questa cosa, che non serve per forza comprare cose, perché anche i brand etici, loro non puntano sul consumismo, quindi loro hanno creato delle collezioni che se hai bisogno di comprare qualcosa, li puoi comprare, ma non tireranno mai fuori 70.000 prodotti all'anno, invece come fanno le catene fast fashion. Quindi diciamo che non è che se passate al zero waste allora significa che dovete spendere milioni di euro per rifare il guardaroba. Tenete quello che avete e cercate di dare una seconda chance ai vostri vestiti, cercate di abbinarli in modo diverso. Oppure, io per esempio, quello che ho fatto qualche settimana fa è stato prendere delle magliette che non mettevo più, che non mi piacevano più,
e le ho tagliate, le ho trasformate nei crop top e vi dico che lo stile cambia totalmente e che soprattutto con l'estate i crop top sono meravigliosi perché quasi tutti i miei pantaloni sono a taglia alta, quindi i crop top sono perfetti. Quindi diciamo che se non vi piace qualcosa modificatelo, se non siete capaci a modificarli portateli da una setta, fatevi aiutare dalla nonna, fatevi aiutare dalla mamma, qualsiasi cosa. Diciamo che io ho fatto così per tanti miei vestiti quest'anno, proprio per, ovviamente sì, ho anche comprato, ma ho comprato sempre dal thrift shop, quindi ho comprato solo usato. Se siete curiosi vi posso fare un video sulle cose che ho trovato all'usato, però altrimenti ci sono anche delle piattaforme online dove potete comprare dei vestiti usati o usati. Quindi giustamente sì, c'è la questione della spedizione e bla bla bla, però alla fine comunque comprerete una cosa usata. Comprare comunque dei vestiti usati significa comunque dare una chance a vestiti che sono stati abbandonati. Io vi dico, vi giuro. Proprio ieri ho trovato una gonna stupenda, stupenda. E io ero innamorata, ho detto, oddio, cioè, co come ha usato la gente a abbandonare questa gonna? Ok, era tipo una gonna vintage, quindi magari sarà stato un dono di una persona che magari non c'è più, oppure una persona che si voleva sbarazzare del proprio guardaroba, però vi giuro che io ero sconvolta. Oppure avevo trovato un'altra gonna che è di un brand canadese, che esiste come un brand costosissimo, e quella gonna tipo originalmente sarebbe costata una cosa di 150 dollari, io l'ho pagata 20, ed era in perfette condizioni. Altrimenti ci sono anche i negozi tipo molto grandi, il thrift shop è enorme dove c'è di tutto e non sempre trovi la qualità migliore, cioè non trovi sempre i vestiti belli o i vestiti anche di qualità, perché anche quando compri usato tendi un po' a guardare un po' anche alla qualità pure di quel vestito usato, perché non vogliamo pure comprare sempre, cioè sempre a merda, ecco, vogliamo comunque scegliere un po', però vi lascerò comunque dei link di alcune piattaforme online, sperando di trovarle, perché non mi ricordo i nomi, ma so che li avevo salvati da qualche parte. E niente, sì, ho blaterato troppo, tipo, sono uscita fuori dal discorso. Io ero pessima con i temi in italiano, dovete capire, perché uscivo sempre fuori dal discorso, ecco perché sceglievo sempre il tema libero, perché altrimenti i saggi brevi o quelle cose là, andavo sempre fuori tema. Niente, io spero che questo video vi abbia aiutato un pochino a capire un po' meglio anche il perché i brand etici non è che vi vogliono male, non è che vogliono fare il cash con voi, è proprio una questione che loro rispettano l'ambiente, rispettano i lavoratori e rispettano anche chi crea i vestiti. Spero che questo video non credo che sia stato lunghissimo, però spero che mi avete capito con quello che volevo dire. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se voi per caso non comprate più direttamente, oppure magari cambiate i vestiti con gli amici, o magari vostra mamma ha un guardaroba bellissimo che potete approfittare. Io e mia mamma purtroppo abbiamo delle taglie molto molto diverse, però magari alcuni vestiti, magari se me li regalerà, li modificherò sul mio fisico, insomma, perché anche lei ha delle cose molto molto belle, le mantiene benissimo i suoi vestiti, non compra così tante cose, diciamo. Niente, quindi l'altro giorno stavo anche pensando al fatto di mia nonna, che lei purtroppo è morta quando io avevo 7 anni, però mia nonna aveva dei vestiti stupendi perché mio nonno era sarto. E l'altro giorno mi sono trovata a pensare, ho detto, oh mio Dio, adesso quanto mi ci fionderei nel suo guardaroba, perché mi ricordo che aveva delle gonne bellissime che adesso vanno di moda, quelle gonne a tre quarti, che infatti l'altro giorno ho comprato una gonna del genere e niente, stavo pensando a questa cosa, ho detto, oh mio Dio, se solo avessi saputo. Niente, allora, niente, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se voi avete un po' di difficoltà nel comprare vestiti o se nella vostra città magari ci sono negozi dell'usato o se puntate su brand etici. Fatemi sapere perché secondo me ci sono tantissimi modi per essere etici anche facendo shopping. Niente, io mi fermo qua, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta e ciao!